canaletto giunse per la prima volta in Inghilterra nella primavera del 1746 e i suoi primi dipinti di Londra sono rappresentazioni del nuovo ponte di Westminster, un soggetto che avrebbe ritratto da vari punti di vista. In questo quadro l'artista combina la vista di tutto il ponte con una rappresentazione di festeggiamenti che, anche se sono più miti degli spettacoli veneziani che generalmente dipingeva, li ricordano parzialmente. I festeggiamenti che vediamo qui sono relativi alla nomina del nuovo sindaco di Londra. Per raffigurare un panorama così ampio, Canaletto ha adottato un punto di vista immaginario sopra il Tamigi. Nel 1893 Monet acquistò un terreno con uno stagno vicino alla sua proprietà a Giverny e vi realizzò il suo stagno di ninfee con un ponte giapponese ad attraversarlo nel punto più stretto. Nel 1899 iniziò una serie di 18 vedute del ponte sullo stagno, completando 12 dipinti, tra cui quello che vedete qui quell'estate. Il formato verticale del quadro, insolito in questa serie, dà risalto alle ninfee e ai loro riflessi sull'acqua. Il dipinto rappresenta un ponte di legno su cui si affacciano tre ragazze. Nello sfondo è visibile un gruppo di case che si specchiano sull'acqua. Ciò che desta curiosità è la presenza di un oggetto celeste, sole o luna, appena visibile sopra i tetti delle case ma non riflesso sull'acqua. Vista la latitudine del luogo, però sembra possibile escludere l'osservazione del sole di mezzanotte, essendo la località qui rappresentata a sud del circolo polare artico. Guardi non ha sempre scelto i luoghi o gli edifici più famosi di Venezia. Infatti ha spesso optato per vedute meno alla moda, raffigurando le case in cui viveva la gente comune. Questa tela ha reso famoso un ponte altrimenti anonimo. Non c'è un edificio pubblico importante in vista nel povero quartiere di Canareggio. La confraternita della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia chiamò i più stimati pittori veneziani dell'epoca, tra cui Gentile Bellini, a dipingere 9 tele per la Sala Grande della loro sede, raffiguranti i miracoli della Santa Croce, la storia dei miracoli compiuti dal frammento di legno della croce sulla quale fu crocifisso Gesù. Questo frammento era stato donato alla confraternita nel 1369 da Filippo di Mézières, cancelliere del Regno di Cipro a Gerusalemme. Gentile Bellini dipinse 3 teleri, il secondo dei quali è il miracolo della croce caduta nel canale di San Lorenzo. Secondo la leggenda, l'evento miracoloso avvenne durante la processione annuale quando la reliquia veniva portata dalla scuola alla chiesa di San Lorenzo. Quando la processione stava attraversando il ponte di fronte alla chiesa di San Lorenzo, la reliquia fu spinta nelle acque del canale dalla folla. L'oggetto sacro galleggiò, sfuggendo miracolosamente alla presa di tutti i fedeli che si tuffarono nel canale per salvarla, tutti tranne Andrea Vendramin, il gran guardiano della scuola. L'immagine mostra dei pedoni in Place de l'Europe, nell'ottavo arrondissement di Parigi. La piazza è un grande ponte, Pont de l'Europe, che unisce 6 viali, ognuno con il nome di una capitale europea, sopra i binari della Gare Saint-Lazare. La vista è dalla Rue de Vienne, guardando verso il centro della piazza. Calbot espose quest'opera alla mostra impressionista del 1877, insieme alla Gare Saint-Lazare di Claude Monet, che dà una visione alternativa del ponte. Artista barocco, spesso considerato il più grande pittore olandese di paesaggi, fu probabilmente l'allievo di suo padre, il corniciaio e artista Isaac de Goyer. In questo paesaggio vediamo un ponte di pietre in rovina con alcuni personaggi, un gruppetto di 3 figure sulla scaletta vicino al fiume e 3 figure e un cagnetto che lo stanno attraversando. Whistler, l'amico di Monet e Renoir, fu determinante nel portare l'impressionismo in Gran Bretagna. I suoi notturni dei primi anni 70 dell'Ottocento furono un lavoro pionieristico contemporaneo alla rivoluzione di Monet. In essi Whistler dipingeva il Tamigi di notte in armonie di tonalità tenui e poetiche. Ciò che contava non era un dettaglio o un contorno preciso. Piuttosto Whistler cercava forme semplici, sintetiche. Il primo piano, la media distanza e lo sfondo erano trattati più o meno allo stesso modo,
La prospettiva convenzionale è superata. L'influenza dell'arte giapponese è palpabile. Dipinta tra il 1879 e il 1880, l'identificazione e la datazione non sono facili. L'opera raffigura un ponte sull'Almont nel comune di Immensy. Paul Cézanne viveva all'epoca a Melun, un comune confinante con Immensy. Non c'è prospettiva, sembra che le superfici e gli elementi di questo paesaggio siano messi uno sopra l'altro. L'opera, che misura 58,5 cm per 72,5 cm, si trova al Musée d'Orsay di Parigi. Intorno al 1640 Rembrandt si rivolse sempre più a immagini con un sapore locale, olandese, e produsse sempre più disegni e incisioni piuttosto che dipinti di tali scene. Gli esempi includono il paesaggio con un ponte di pietra. Il cielo è diviso tra azzurro e nuvole minacciose e un fascio di luce illumina una casetta e parte del ponte, creando un effetto scenico e illuministico che fa emergere il profilo del ponte. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!